Io non sono né apocalittico né integrato, cioè non dico tutto nel caos oppure tutto bene. È una scelta che si può discutere, che l'avvocatura ha portato avanti da parecchio tempo. Forse il momento non è il più opportuno, questo, tirarlo fuori proprio in prossimità di una contesa elettorale molto accentuata, nella quale si dovrebbe parlare più di futuro dell'Europa che non di problemi della giustizia italiana. Detto questo, il resto si tratta di una forte modifica che però mi sembra non risponda alle esigenze, alle domande urgenti della crisi della giustizia che noi in Italia stiamo vivendo. Propone un problema di tipo diverso, con un valore ideologico. Non vedo chiaro quale sarà il destino del pubblico ministero una volta attuata questa divisione. Adesso è su un pianerottolo, non sappiamo se salirà le scale per arrivare a conservare pienamente l'indipendenza o le scenderà con il rischio di essere sottoposto a una sorta di controllo politico. Lo si vedrà successivamente. Ecco, credo che questa sia la prima valutazione da fare. La seconda valutazione è la fretta con cui questa proposta è stata portata avanti, lasciando quindi aperti una serie di problemi che immagino discuteremo oggi, relativi proprio ad alcune disparità o alcune disarmonie che si vengono a creare per ottenere questo risultato. Penso ad esempio al sorteggio dei magistrati dei due CSM, a differenza degli altri partecipanti, e questa mi pare una delle situazioni più disarmoniche che si possano registrare. Il resto ci sarà tempo di discutere o di esaminarlo quando e se questo progetto andrà avanti. I problemi della giustizia sono altri e so che la risposta non è quella di separare le carriere, cioè di portare a compimento un progetto di tipo ideologico. I problemi della giustizia sono forse probabilmente legati al fatto che la politica ha finito per disinteressarsi della giustizia, lasciando spazio troppo alla diatriba, agli scontri di tipo tecnico tra l'avvocatura e la magistratura, salvo intervenire poi sulle grandi linee, soprattutto di fronte a episodi eclatanti di giustizia interpretati o pro o contro l'una o l'altra parte politica. Credo che il discorso del ripensamento della crisi della giustizia debba partire da altri problemi che non da quello di tipo ideologico. Debba partire da un discorso di crisi delle leggi, di multilevel, cioè di molte fonti nell'ambito delle leggi, e soprattutto dalla situazione che stiamo vivendo di crisi tra un diritto vivente, quello giurisprudenziale, e un diritto morente, quello legislativo. E io, se fossi il ministro, metterei queste due statue all'ingresso di ogni tribunale. Ecco. Il problema riguarda anche la necessità di rivedere gli accessi alla giustizia, le modalità, di rivedere soprattutto l'organizzazione della giustizia, e non vorrei che il fascino della digitalizzazione, che poi serve moltissimo per certi aspetti, e soprattutto il fascino di un'intelligenza artificiale che finisce per essere predittiva attraverso la ricerca del precedente, la ricerca della decisione, possa risolvere la giustizia in una dimensione di tipo robotico, perdendone il contenuto, la dimensione umana e i problemi, ma anche gli enormi vantaggi che derivano dal fatto che la giustizia è un fatto umano al cui centro c'è la persona.